Se io, illustrissimo cavaliero, contattasse l'aratro, pascesse un gregge, coltivasse un orto, rassettasse un vestimento, nessuno mi guarderebbe, pochi mi osservarebbero, da rari sarei ripreso e facilmente potrei piacere a tutti. Ma per essere indagatore del campo della natura, sollecito circa la pastura dell'alma, vago della cultura dell'ingegno e dedalo circa gli abiti dell'intelletto, ecco che chi adocchiato mi minaccia, chi osservato mi assale, chi giunto mi morde, chi compreso mi vora. Non è uno, non son pochi, son molti, son quasi tutti. Se volete intender onde sia questo, vi dico che la cagione è l'universitade che mi dispiace, il volgo che odio, la moltitudine che non mi contenta, una che mi innamora, quella per cui son libero in soggezione, contento in pena, ricco nella necessitade e vivo nella morte, quella per cui non invidio a quei che son servi nella libertà, han pena nei piaceri, son poveri nelle ricchezze e morti nella vita, perché nel corpo ha la catena che li stringe, nel spirito l'inferno che li deprime, nell'alma l'errore che li ammala, nella mente il letargo che li uccide. Indi accade che non ritrao come il piede dall'arduo cammino, né come desidioso dismetto le braccia dall'opera che si presenta, né qual disperato volgo le spalle al nemico che mi contrasta, né come abbagliato diverto gli occhi dal divino oggetto. Mentre per di più sono ritenuto sofista, più studioso di apparir sottile che d'essere verace, ambizioso che più suscita far nuova setta che di confermar l'antica e vera, uccellatore che rappocracciando splendor di gloria comporre in essere tenebre d'errori, spirito inquieto che subverte gli edifici delle buone discipline e si fa fondator di macchine di perversitate. Così, Signor, i santi numi allontanino da me tutti quei che ingiustamente mi odiano, così mi sia propizio il mio Dio, così favorevoli mi siano tutti i governatori del nostro mondo. Così gli astri facciano tale il seme al campo e il campo al seme che appaia al mondo utile e glorioso frutto del mio lavoro, con risvegliare il spirito ed aprire il sentimento a quei che sono privi di luce, come io certissimamente non fingo e serro, non credo veramente di errare, e parlando e scrivendo non disputo per amor della vittoria in se stessa, perché ogni reputazione e vittoria stimoli mica a Dio, vilissima e senza punto d'onore, dove non è la verità, ma per amor della vera sapienza e studio della vera contemplazione, io mi affatico, mi crucio, mi tormento. Questo manifesteranno gli argomenti dimostrativi che pendono da vivaci ragioni, che derivano da regolato senso, che viene ispirato da non false specie, che, come le giade ambasciatrici, si spiccano dagli soggetti della natura, facendosi presente a quei che le cercano, aperte a quei che le rimirano, chiare a chi le apprende, certo a chi le comprende. Ora ecco, vi porgo la mia contemplazione circa l'infinito universo e mondi innumerabili.